Buongiorno a tutti signore e signori, sono le 6 di mattina circa e ci stiamo dirigendo in quel del Fissero in località Cavecchia. Come vedete sta timidamente albeggiando, è bello fresco, ci sono circa 2 gradi, adesso segna addirittura 1,5 gradi, però questo non ci spaventa. Andremo oggi a provare a prendere qualche bella bremma in questo noto campogara del nord Italia. Vi confesso che non ho grandi aspettative per quanto riguarda la pescata, essendo la mia prima volta in Fissero, però proveremo a fare del nostro meglio e a prendere almeno qualche pesce. Ma soprattutto speriamo di essere al riparo un po' dal vento, perché stamattina picchia in maniera abbastanza discreta. Ci becchiamo direttamente sul campogara. Ok ragazzi, come vedete siamo arrivati sul canale. E fortunatamente non sembra esserci per il momento molto vento, speriamo che possa rimanere così anche più avanti. Andiamo come prima cosa a bagnare la pastura, in modo da dare la prima bagnata, lasciarla riposare circa un'oretta e poi riprendere la seconda bagnatura poco prima di iniziare a fare la nostra pescata. Quindi per oggi utilizzeremo un pacco di Wonder Black e un pacco di Black Monster, che andremo a setacciare molto velocemente in un setaccio a maglia abbastanza larga. E come vedrete poi non è che rimarrà molto sul setaccio, però gli diamo una passata e poi gli andiamo a dare una prima bagnata. Dicevo, è rimasto ben poco, andiamo a dare una prima mescolata a secco. E andiamo a bagnare intanto piano piano la nostra pastura. Ok, direi che ci siamo. Lasciamo riposare nel mentre iniziamo ad aprire tutta la roba, quindi vi farò un bel time lapse in modo che nel giro di 2 minuti sarà tutto quanto pronto per voi, per me un po' di più. Baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? We'll be right back.
Come galleggianti userò dei Trent della Colmich, delle misure da 2 e 1,5 grammi, in base a come andrà un po' l'acqua, è molto ferma, quindi penso che userò prevalentemente 1,5 grammi per il momento. E per quanto riguarda la piombatura, ho fatto praticamente una piccola spallinata chiusa in circa 35 cm a chiudere con un bulk, un pallino sull'asola abbastanza importante. Pescherò con tutto il finale appoggiato o comunque appena staccato il pallino, e niente, andiamo a dare la seconda bagnata alla pastura e iniziamo a pescare. Ok, siamo nuovamente in postazione pastura. Come vedete, la pastura ha lavorato già un po' e si è praticamente asciugata molto, pertanto serve di andare a dare una seconda bagnata. Dopo averla ribagnata la divideremo a metà, in una metà andremo ad aggiungere delle esche per fare il fondo iniziale, in una metà la lasceremo totalmente scarica ad andare ad aggiungere delle esche man mano durante la pescata. La pastura ha raggiunto un grado di bagnatura che ci permette di stringere le valli un po' a nostro piacimento per farle lavorare un po' prima se strette meno e un po' più a lungo se strette in maniera più dura. Ok, quindi come detto poco fa ho diviso la pastura circa a metà, in una metà come vedete ho messo dei caster, dei pincherini morti, e in una metà non ho aggiunto alcuna esca per il momento, per andare poi durante la pescata eventualmente ad aggiungere qualcosa oppure per darla totalmente scarica in base al numero di mangiate che avremo. Adesso andrò a preparare circa 5 palle di questa pastura, quindi contenente le esche, e 5 palle di quella scarica da dare con lo scodellino e fare una simile pasturazione pesante iniziale per poi iniziare a pescare. Mentre per quanto riguarda gli inneschi ho del verde base e dei francesini vivi che sono un po' addormentati ma adesso inizieranno a partire, spero, e dei bigatti prevalentemente credo che innescherò su un amo del 19 con un filo dell'8, magari un paio di verde base e un pincherino. Ok, adesso con la strumentazione burbera siamo a posto, io mi metterò seduto lì sul panchetto. Mi girerò a parlare ogni tanto, spero che si sentirà. Di vento fortunatamente non ce n'è, quindi spero che la voce non sia troppo disturbata. Tuttavia, non avendo camera, me ne non avendo altre telecamere, questa sarà l'inquadratura e spero che andrà bene per più o meno tutto il video. Quindi andiamo, facciamo qualche palla, facciamo una pasturazione a coppetto come vi dicevo all'inizio e proviamo a calare la nostra esca per vedere di ingannare queste famigerate brem. Ok ragazzi, abbiamo preparato, come vi dicevo, 10 palle, 5 cariche e 5 scariche, alcune più strette, alcune meno strette, in modo che possano lavorare con dei tempi diversi. E prendiamo un punto di riferimento sull'altra sponda, io ho un bell'albero perfetto, e iniziamo a scodellare la nostra pastura. Andiamo a vedere se riusciamo a prendere qualcosa. Come vi dicevo, ho innescato 2 verde base e un pincherino vivo e adesso aspettiamo.
Ok ragazzi, sono passati circa 15 minuti, non ho visto nemmeno una mangiata, quindi andrei a scodellare un'altra palla di pastura piccolina per vedere se magari può iniziare a entrare qualche pesce. Allora ragazzi, sono passati circa 30 minuti, di mangiate non se ne vedono e pertanto direi di provare a togliere un po' d'appoggio. Proviamo ad appoggiarci magari solamente il bulbo del galleggiante e andiamo a scodellare due palline più piccole, una con qualche esca dentro e una totalmente scarica, per vedere se è qualcosa. Ok, come vi dicevo, scodellato, ho tolto un bel po' di appoggio, adesso appoggio praticamente l'antenna e un pezzetto di bulbo e proviamo a riandare giù con tre fili di verde base. Ragazzi, dopo quasi un'ora, il primo pesce, un'alborella, non proprio il pesce che ci stavamo aspettando, però meglio di niente, quantomeno abbiamo bollato. Ora poi ovviamente io ho pitturato tutte le antenne di nero, perché stamattina si vedeva perfettamente, si è iniziato ad increspare l'acqua, quindi il galleggiante non si vede praticamente più, ovviamente. Ovviamente mentre fa il rinforzino di prima mattina, pesce. Una placchettina. Altra placchettina. Okay, ragazzi, dopo questo liscio direi che qualche pesciolino è entrato, quindi continuiamo a scodellare due palline piccole, una con delle esche e una senza, per cercare di tenere quei pochi pesci che sono arrivati sulla zona di pesca. Direi di andare a prendere la giacca quasi quasi. Niente ragazzi, purtroppo da quando si è alzata un po' più l'aria ha iniziato ad incresparsi un po' di più la superficie, sembrerebbe che le mangiate siano calate notevolmente, quindi proverei a riappoggiarmi giù tutto il finale, un finale da 20 cm, scodelliamo nuovamente e proviamo magari ad aspettare qualche pesce un po' più di taglia. Che pesce un po' di taglia.
E niente ragazzi, l'unico pesce d'Italia della giornata l'abbiamo slamato. Una bella squama, forse era un carasso addirittura. Mi sembra una squama da Breme. Dovrebbe essere un carasso oppure magari un cefalo. Niente ragazzi, l'ennesima placchetta. Un alborellone che ha mangiato in culonia. Più grossa del borello delle placchette. Un altro borello, niente, sono entrate dal borello. Un'altra placchetta, questa leggermente più grossa. Ok ragazzi, dopo l'ennesima alborella, avola, come si voglia, purtroppo è arrivato il momento di chiudere, quindi inizio a chiudere, carico la macchina e ci vediamo più tardi per le considerazioni finali, ovviamente per i saluti. Quindi signori, ricapitolando, la macchina è carica, è stata una prima esperienza qui in Fissero tutto sommato divertente. Non sono uscite delle big bream, ma va bene così, sono uscite un po' di alborelle, avole o come dir si voglia. Quindi dai, tutto sommato il galleggiante è andato giù, la giornata non è stata nemmeno poi troppo burrascosa e ventosa. Ho tirato un po' di vento a tratti, però tutto sommato è rimasta tranquillamente pescabile. Detto ciò, io vi invito a lasciare un like, a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e soprattutto se vi piacerebbero dei contenuti come questo in futuro. Quindi io vi saluto, vado a pranzo, quindi se c'è anche una certa fame, e vi auguro una buona giornata. Bella raga. E volevi! E bella a tutti ragazzi, macchina carica, giornata diversa. Il video che avete visto finora era di ieri, ovvero della pescata che ho fatto ieri qui in Fissero, soltanto che oggi non c'avevo nulla da fare durante la mattinata. E quale migliore occasione di venire a ripescare un po' in questo canale, che ieri è stato sì divertente, ma poi nemmeno così tanto, se proprio ce lo vogliamo dire, perché c'era un po' di aspettativa per quanto riguarda questi pesci d'Italia che purtroppo non sono usciti, e quindi eccoci qua nuovamente il giorno dopo a provare a prendere queste famigerate brand. Vi lascio quindi un paio di clip extra e niente, godetevele, spero che vi possano piacere, e sto giro veramente, un saluto a tutti, buona giornata raga.
Shooting star, got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. Turn back now. We know that there's no room for doubt.
Dream.